Se è un problema per il mondo, forse la discussione sull'Europa non può mantenere il passo della flessibilità dentro i trattati esistenti, ma deve porsi il problema di come cambiare le regole del gioco esistente. E questo diventa, come dire, l'altro tema. Io sono meno ottimista sul fatto che possiamo usare Kant per far uscire i tedeschi dal protestantesimo della paura dell'inflazione, o qualche, come dire, preoccupazione che non sia così facile. Però è indubbio che il tema sono i trattati europei. E il tema a fianco dei trattati europei è anche il nuovo trattato commerciale transatlantico, di cui si parla pochissimo, ma che è il completamento dell'idea che tu non hai più una politica che regola l'economia. Perché se tu hai la finanza che continua a muoversi senza che ne hai redeterminato le regole e dici che anche le multinazionali sono esenti dall'obbligo di rispondere delle leggi nazionali degli stati in cui operano, hai completato il cerchio. Nel senso che tu hai due grandi poteri, uno in parte anche produttivo, perché le multinazionali sono anche grandi produzioni, non sono solo servizi o finanze, dall'altro la finanza, che determinano l'esistenza di un'economia che si muove indipendentemente dai poteri politici e dai poteri nazionali.